il primo canale del grande ciclismo. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Amici di mountain bike e di passione mountain bike soprattutto, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questa sera parleremo di mountain bike, ma parleremo di freeride, di downhill e soprattutto comunque di fuoristrada, sterrati. Abbiamo qui con noi due ospiti. Presentiamo subito Tony Sorrentino, benvenuto Tony. Ciao ragazzi. Bene, biker di freeride e downhill, e diamo il benvenuto a Stefano Zonda. Stefano, benvenuto. Grazie. Tu non biker ma appassionato. Bici e musica, Tony? Bici e musica insieme, sì. Io ascolto molto la musica del mio amico Ste, lui suona musica hip hop, è anche un mio appassionato. E niente, ascolto soprattutto la mattina quando bevo il caffè prima di andare a girare, per mettermi quell'energia giusta che ci vuole per affrontare una bella giornata di riding insieme ai miei amici. E qua vediamo in studio, Tony, vediamo una bella bici, una bella free bike. Sì, questa è una bicicletta da downhill, e il mio amore, il mio gioiellino, sì. Tra l'altro mi è appena arrivata, è nuova, fresca, usata anche oggi. Bella oggi, rodata. Sì, quindi sì. Collaudata, fresca. Collaudata, fresca. E sì, questa è l'attitudine. E a che ritmo va di musica questa bici? Ritmo di musica, molto rock and roll, hip hop, dubstep, sì, sì. Siamo in mezzo. Ecco, adesso io mi faccio una cultura io di musica, perché vedo che ho due esperti, Stefano poi è avanti e vediamo che ci surclassa in questo. Tony, la tua passione, com'è nata la passione per il fuoristrada? Ma è nata nel lontano 1999, quando ero un ragazzino. E ho iniziato come tutti quanti a pedalare in bicicletta. Pedalare che poi pedalare che ti passa, che poi si è trasformata in questa passione, in questa disciplina chiamata downhill. Ai tempi era il freeride. E mi esercitavo in montagnetta di San Siro, perché io abito lì, e con dei miei amici avevamo questa piccola compagnia che ricordo. I compagni di, sì, di battaglia, diciamo. Di battaglia. Posso dire i loro nomi? Sì, puoi dirli. No, magari. Così li saluti. Ok, bella Luca Masserini e bella Ale Pigorini. E niente, mi esercitavo con loro pedalando, facendo un po' di discesa e praticando questa disciplina il fine settimana, che spesso e volentieri andavamo al Mottarone. A Stresa. Mottarone, sì, sì. Che permette comunque di risalire poi con la funivia. Con la funivia, sì, c'è questo impianto di risalita a funivia e noi andavamo a girare lì. Poi il discorso è diventato sempre più ampio. Grande, più ampio nell'area. E quanto si è evoluta la bicicletta, Tony? Ma veramente tanto. All'inizio noi andavamo in giro con i classici freni a tamburo, si possono dire. I V-brake, sì. E adesso comunque abbiamo dei freni ad olio, tecnologia molto avanzata. Anche il sistema di forcelle è molto evoluto. Una volta si usava i classici 80-90 centimetri, questa è da 200. E comunque, 200 di escursione, 200 una di escursione. Moto. È una moto, sì, fondamentalmente una moto, manca solo il motore. In questo caso il motore sono io. E motor breath. In discesa. In discesa. Però come diamo anche un attimino i consigli ai ragazzi, ai giovani, agli appassionati che vogliono praticare freeride o downhill.
anche cosa importante è fare. Noi vedremo anche delle immagini della Coppa del Mondo, esempio di downhill, quindi gare ad alto livello, però spiega ai giovani, ragazzi, qui vediamo delle immagini, dei passaggi, com'è importante guidare? La pazzia. E qua vediamo, più che guidare, sono dei pazzi scatenati. Sì, sono dei pazzi scatenati, che tra l'altro io questo ragazzo lo conosco anche molto bene. E la pazzia è... Neozelandese questo, mi sembra. Sì, sì, sì. Quindi è uno dei più forti, lui è uno dei più forti che c'è. A livello mondiale, infatti qua, questa sì. È Val di Sole, la prova della Val di Sole, quindi vedo che ti fermi perché sei affascinato da vedere queste immagini. Sì, sì, è molto bello vedere dei professionisti andare veramente forte e scollegare il cervello in qualsiasi circostanza, cioè... E non, quando si fa discesa non bisogna pensare a niente, né a problemi, e bisogna solo scollegare la testa, andare forte e essere concentrati su quello che si sta facendo in quel momento. Quindi appoggiare le gomme nei posti giusti. Posti giusti. Lasciare scorrere la bici. Lasciare scorrere la bici, cercare di frenare il meno possibile. E, spiega le tecniche. La tecnica è... Vedi Stefano che ti va a stuzzicare. Andiamo a puntigliare. La tecnica fa parte un attimino da quante volte si va in bicicletta, sia in settimana. Però preparazione base è importante. Anche... È importante molto l'alimentazione. Sembra una cosa strana, però è vero. E poi non c'è solo la bicicletta, ma c'è anche la palestra, cioè il sapersi allenare, il sapere correre, il sapere muovere il proprio corpo nell'elasticità muscolare. Sì, nelle curve immagino che sia abbastanza... Sì. Vedi, Stefano sta descrivendo, ti sta seguendo un po' a tempo di musica. Sì, è vero. Sta dando un ritmo musicale. No, perché immagino l'adrenalina, l'attitudine del momento di quando scendi e ti trovi magari, non so, degli ostacoli che magari... devi superare con una certa dinamica e allora usi tutte le tue abilità e questo esce anche dal fatto che Stefano fa i montaggi video, quindi è bravo e creativo e sa entrare già. Adesso rivediamo alcune immagini della downhill, che è sempre veramente spettacolare, e penso che le immagini televisive rendono tanto, perché fanno vedere dove passano e dove vanno, e la velocità anche che toccano e come lanciano la bicicletta. Però dal vivo live, Tony, è diverso vedere. Adrenalina pura, sì. Vedere questi atleti che vanno veramente forti su tantissimi passaggi che a piedi già sono difficili, poi in bicicletta con la velocità. Qui vediamo dove appoggiano tra gomme, sassi, radici sembra quasi semplice vedendo loro. Sì, è vero, infatti tanti mi dicono: ma tu fai discesa? Ah, facile andare in discesa, ma non è così. Anche perché in questi tratti, ad esempio, dove è passato via veloce, ci sono delle pendenze che sono comunque notevoli, che magari a piedi si fa fatica. Vediamo questo passaggio in mezzo ai sassi, sono veramente passaggi spettacolari. Sì, lui è un atleta molto forte e molto agile. Tanto è vero che nei passaggi dove ci sono le rocce, lui tocca veramente poco le ruote sulle rocce, in quanto le salta, cerca sempre di saltarle. È sempre morbido. Non mette mai forza su quello che fa. Questo fa parte dell'agilità di un atleta. E si muove a tempo di musica, perché essendo molto morbido non sta mai seduto. Ha sempre un ottimo ritmo. Qui ha voluto tirarti un rigore, Stefano. Ha messo la palla sul dischetto, quindi. Tac. Ma descrivi i componenti della bici. Che ma qua... la bici da discesa, come ripeto, una forcella da 200 che permette appunto in questi casi di entrare forte nei tratti più rocciosi. E le gomme, ruote, nel downhill le ruote rimangono da 26
c'è anche lì l'evoluzione 27 e mezzo, 29? No, 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 no. Le gomme rimangono da 26, cambia il cerchio, la gomma cambia la mescola della gomma. Quando troviamo un tratto, cioè quando andiamo a girare e quella domenica piove, usiamo un tipo di gomma adatta per quel terreno lì, con dei tasselli diversi, con una morbidezza diversa, in modo anche tale... con degli scarichi magari più larghi per il fango, per giusto? Il fango, sì, sì. E viceversa, quando si va a girare con l'asciutto, montiamo delle gomme sempre da 26. Che larghezza usate di gomme? La larghezza è 2.5. Quindi una gomma bella larga. Bella larga, sì, sì, che permette comunque di tenere bene, di tenere bene una sì, tenuta, sì. Un'ottima tenuta. Poi vediamo doppi freni a disco, ormai sempre freno a disco e biammortizzata. L'ammortizzatore posteriore quanto è importante nei salti e negli ostacoli che trovate, anche sassi? Sì, fa la differenza, perché aiuta il proprio corpo all'impatto. Prima si usavano delle biciclette rigide senza ammortizzatore dietro. L'ammortizzatore fa lo scarico del colpo, scarica il colpo. Ci sono diversi tipi di tarature. Se andiamo a affrontare un percorso molto più tranquillo, rigido, nel senso molto più scorrevole, dove non ci sono rocce, teniamo una certa taratura all'ammortizzatore. Se invece, come ad esempio in questo video qua, dove ci sono molto più sassi, molto più radici, cerchiamo di avere l'ammortizzatore molto più morbido, in quanto il nostro corpo ammortizza molto meglio i colpi. Parlando di Tony, Stefano, io andrei a vedere un po' di musica, un servizio, una presentazione sua, un video musicale, è una sua presentazione. Andiamo? Certo, prego. Andiamo a vedere il servizio. Grazie. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo. Bene, bentornati in studio, abbiamo visto le immagini, qui i nostri ospiti Stefano e Tony, riprendiamo a parlare di freeride, di downhill. Tony, tu scrivi, testi, sei su una rivista che è 365 Mountain Bike. Allora, vediamo la rivista anche. E faccio il test rider all'interno di questa rivista, dove testo le biciclette da discesa e le commento. Ci sono tantissimi tipi di biciclette, tipologie di bici, e una volta al mese, anche più, testiamo queste biciclette. Lavori divertendoti allora? Sì, è una passione chiamata lavoro, e lavoro anche con i miei amici, col mio gruppo, che è Luca Masserini, che è il mio tester, diciamo. Quanto è importante provare e testare i prodotti proprio per capire le differenze anche da un mezzo a un altro? Beh, è molto importante, perché ogni bicicletta ha la sua tipologia di guida, dovuta dall'angolo di sterzo, dovuta da magari componentistiche diverse che le altre biciclette non hanno, come può essere un impianto frenante o degli ammortizzatori diversi con delle tarature diverse, e il cerchio più leggero, più mobile, più pesante, la mescola della gomma. Ci sono tantissime cose che vengono testate appunto per questo nei vari percorsi. Qua è tutto sincronizzato. Computerino. Siamo noi computerini delle biciclette. Stefano, sì, te sì. Che sei alla sua spalla, tra un po' ti fa da manager. Il tuo manager segui tutte le sue evoluzioni. No, qua mi trovo una realtà, cioè, differente ma parallela alla mia, nel senso che la passione è parallela. Differente, ovviamente, io faccio musica e lui fa sport. Però quanto vedo, cioè, la tecnica è quello che mi appassiona, è affascinante qua. E qui lancio una cosa, Tony, devi invitarlo a provare e fare una sfida, un cambio. Lui canta, lui con la io... musica e la bike. Lui se la cava, io andrò a finire contro un albero sicuro. No, burro. Perché? No, no, no. Tra l'altro,
Tra l'altro Stefano è anche vicino a gruppi musicali come J-Ax, Gemelli Diversi. Saluto i miei amici, raga. Ecco, nell'intervista che abbiamo fatto, realizzato con J-Ax, c'è lo zampino proprio di Stefano. Stefano, questa passione tua con la bicicletta c'è con la BMX, col trial, una realtà che c'è a Milano poi, anche forte. Certo, assolutamente. Soprattutto saluto il mio caro amico di Way, numero uno, e soprattutto bella anche tutti i ragazzi che frequentano le pool di BMX, tipo all'Ambro o il Trinity, che ovviamente adesso ha fatto una fila un po' strana, però vabbè, se ricordiamola sempre, e soprattutto anche quelli che vanno in bici a scatto fisso, e che è un'altra realtà. Approfondiremo poi nelle altre puntate, approfondiremo anche le altre discipline. Certo, assolutamente. Con Stefano, che queste realtà vanno, è appassionato, vedi, Tony, di queste discipline. Anche tu hai una bici a scatto fisso? Sì, anch'io, sì, però la uso veramente poco, solo per andare a fare la spesa, perché ho paura di andare in giro a Milano con i pazzi che ci sono, che non rispettano i segnali. La pazzia. Quindi, quindi diciamo ai giovani di non rischiate. Bisogna mettere le basi, Tony, per iniziare a fare degli sport che sono comunque adrenalina. C'è anche il rischio, così, però bisogna mettere le basi e iniziare come avvicinarsi alla downhill. A questo mondo, allora, evitare le discoteche, quello che c'è dentro le discoteche, perché non è un mondo extreme all'interno di una discoteca. E qua Stefano sta male. Ok, ma non di musica, proprio di come si vive dentro una discoteca, non per la musica. E avvicinarsi a una bicicletta con una tipologia, diciamo, da discesa, dove comunque si fa dello sport, dello sano sport, e provare a sentire un'adrenalina diversa. Tu dove ti alleni? Io mi alleno spesso vicino a casa mia, che è in Montagnette di San Siro, e mi alleno lì, ho dei invece percorsi. Quando vuoi fare delle belle downhill, belle lunghe? Mi sposto nella parte francese, come le Des Alpes, Châtel, Morzine, Avoriaz. Belle. Lì ci si sfoga veramente in pieno. Lì ci si sfoga. Qual è la pista più veramente cruda? Tanto. La pista più cruda è Champéry. Champéry è qualcosa di veramente impossibile anche camminarci a piedi. Immagino. Però ci vieni giù in bici. Però ci vieni giù in bici. E questa è la downhill freeride. E questa è la downhill freeride, sì. Dove a volte non si va a piedi, però in bici si scende. Si scende anche forte. E qua l'ha detto veramente con grinta e passione. Stefano ha detto si scende e forte. È forte, sì, sì. La grinta è fa parte dell'andare in bicicletta. Tu hai girato tanto anche il mondo. Sì, ho girato, sono stato in Canada, a Whistler. Diciamo che lì è proprio il cuore della bicicletta discesa, della mountain bike, dove hanno veramente tantissime linee dove praticare questa disciplina, facili, difficili, ed è veramente bello. Sono stato anche in America, a Lake Town, Mammoth Valley, e ho girato anche in Australia, ho avuto la possibilità di girare il mondo. E qua vediamo le immagini, invece qua sei te con la GoPro. Sì, mi sta filmando un mio amico Marcio di Torino, io sono lì davanti vestito di giallo e nero. Siamo a Brescia, in Maddalena, in un percorso veramente bello, e davanti a me c'è Luca Masserini. Dove sei andato oggi? Dove sono andato oggi? Dove sono appena arrivato? Scusate, sì, sono appena arrivato. Vediamo che avete sui fianchi tutte le vie di fuga, proprio per non centrare le piante nel caso. Scusate, che interrompo, ma lui viene direttamente oggi da lì, eh? Lui oggi, proprio guardate la bici com'è, testata sul terreno. È in diretta, è in diretta post allenamento, però vediamo queste immagini, vediamo dei passaggi di single track veramente. Sì, molto belli, molto impegnativi, e lì stavo testando la Specialized, che è una bellissima bicicletta. Oggi ho avuto la fortuna di testare la mia nuova bicicletta, che è la Scott Gambler, tra l'altro, modello 2012. Tra l'altro, Tony, posso confermare anch'io che Specialized ha delle bici da downhill veramente stupende, perché ho fatto una volta anch'io 4 ore di freeride. Puro freeride con Gianluca Bonanomi. Ti conosco bene, saluto. E salutiamo. Salutiamo. Che mi ha letteralmente massacrato in quella giornata, perché 4 ore passa di downhill comunque spaccano. Però sì.
Per chi piace mountain bike, la natura, gli piace fare i salti della partita, io penso che sia il massimo. È fantastico, stare a contatto con la natura è la cosa più bella che ci possa essere, respirare la pulita, girare con i veri amici. Gli amici della natura sono diversi dagli amici della città, perché comunque condividi tempo e passione al 100%. Voglio parlare dell'amicizia, perché il vero amico lo vedi nel momento del bisogno. Quando purtroppo quest'estate mi sono fatto male, sono andato in ospedale, mi hanno dovuto operare, ho rotto il radio, sono stato soccorso da un mio amico che è sempre stato vicino a me. Grazie a lui ha chiamato l'ambulanza, i soccorsi per venirmi a prendere. Se non ci fosse stato lui... E arrivare in mezzo al bosco? Sì, si creano queste amicizie veramente, veramente forti, unite da una passione che è la bicicletta, dallo sport, dal vivere nella natura e vivere sempre a manetta. Una delle cose importanti per poter praticare sono gli sponsor. Sono gli sponsor, sì. Io fortunatamente ho degli sponsor come Scott per quanto riguarda abbigliamento e bici. Che mi aiutano, mi sostengono, diciamo, nei miei viaggi o materiale come bicicletta e tantissime altre cose. E una cosa molto fondamentale non è la bici, ma quanto le protezioni. Io fortunatamente ho Alpinestar come sponsor. E perché è importante essere ben protetti. Sì, è importante avere delle protezioni. Per qualsiasi cosa, una caduta, una banale caduta, avendo le protezioni non si rischiano tagli o, che ne so, magari operazioni. Bene. Parlando di musica, Stefano, tu su una discesa di Downy, che stile di musica metteresti? Dubstep, Skrillex. No, vabbè. E qua volevo vedere, perché penso che di video ne hai... No, più che altro che ho visto che molti biker... Oggi come oggi, ma non è perché l'esplosione del dubstep. Il dubstep, c'è da 10 anni che è in giro, strano che esplosa adesso, cioè a larga scala, questo genere di musica. E diciamo che trova un'attitudine che prende, insomma, dall'elettronica alla musica anche come beat, parliamo di down tempo, come il rap, anche un po' anche il rock. Quindi diciamo che mischia un po' questi generi, quindi si trova molti gusti anche di molte persone e anche in down tempo, no? In slow tempo, e quindi è anche come colonna sonora giusta per i video di downhill, salti, BMX, passaggi, e dà quell'attitudine, adrenalina giusta e un'impronta per i video. E infatti adesso perché dico dubstep? Perché Skrillex ha fatto un pezzo adesso con i Doors, che ha remakeizzato un pezzo degli anni 70 e come colonna sonora per un video l'ho trovato ideale, ecco, diciamo, ideale, vedi, questa canzone. A me aiuta veramente tanto ascoltare la sua musica, perché comunque ti dà lo spirito giusto per andare in bici, per andare forte in bici e per affrontare certi tipi di passaggi che magari a volte uno frena, non li fa. Però cioè, con la musica diventa tutto molto più soft, molto più easy. Quindi una filosofia di vita come... Filosofia di vita, sempre al top. Spiega la tua giornata tipica. Ma la mia giornata tipo è organizzata magari 2 o 3 giorni prima via email. Luca mi chiama, sento Ale, mi passa a prendere a casa 8 di mattina, già pronta la tazza di caffè pronta, quella da un litro. Tachicardia. Sta carica per affrontare... Una giornata di freeride di downhill. Sì, freeride di downhill. E magari consigliato di non uscire la sera prima è meglio evitare, guardarsi un video di bici a casa dove già porta quel feeling giusto per il giorno dopo. Perfetto. E niente, succede che mi passano a prendere, carichiamo i nostri mezzi sulle biciclette, sul van, e andiamo, come ad esempio stamattina siamo andati a girare a Brescia, dove lì abbiamo l'impianto di salita, non c'è, ci sono dei furgoni che ci portano su, lo accompagnano, quindi c'è un'organizzazione che ci viene a prendere al ritrovo, ci portano su e ci seguono ogni discesa, cioè tu fai anche il maestro? Io faccio il maestro, insegno, quest'anno insegnerò alle Des Alpes, dove ci sarà uno chalet dove accogliere i partecipanti.
Bene, siamo in chiusura, Tony. Qual è il consiglio in pochi secondi che dai a, veramente ai giovani che fanno già, non che si devono avvicinare, chi fa già downhill, chi fa già freeride? Qual è il consiglio? Girare sempre, si spera sempre, e mai chiudere il gas, tenere sempre il gas aperto, in qualsiasi situazione, mai chiudere il gas. Chiudi il gas, rischi, tieni aperto, vai avanti. Sì, questa è la filosofia del sempre a tutta. Sempre a tutta. Sempre a tutta. Sempre a tutta. Bene, noi ti ringraziamo di essere stato qua, Toi. Grazie, molto gentile. Ti aspettiamo ancora, magari dopo un altro allenamento, un altro percorso, poi magari ci racconterai, magari ci racconterai i vari percorsi, le varie downhill, magari che si possono vivere, e soprattutto le tecniche di guida, come si guida una downhill. Perfetto. Ringraziamo anche Stefano, sempre con la tua musica, poi ascolteremo anche la musica e saremo qua ospiti. Grazie Ste. Con altre discipline, sempre del fuoristrada. Appuntamento con Passione Mountain Bike, sempre qui con Bike Show. Ciao a tutti. Alla prossima. Passione. Tecnica. Team. Allenamento. Gare. Tutto quello che gira intorno al ciclismo. Canale di solo ciclismo non c'era. Bike Show l'ha acceso 24 ore su 24. Bike Show, il primo canale del grande ciclismo. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Vuoi twittare con Bike Show? Il primo canale del grande ciclismo è anche su Twitter.